Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito Beatpark. Dal sito Beatpark ho preso esattamente tre stampi per la resina e adesso ve li illustro. Questo è il primo stampino per realizzare dei pendenti a punta. Un attimino che lo tolgo dalla confezione. Poi ho preso il primo spillone, la prima tipologia di spillone per capelli con la farfallina, questo è il codicino, e poi ho preso anche questo qui semplice, un pochettino ondulato, che sembra anche, volendo, anche una bacchetta, la bacchetta di Sambuco. So, comunque, ho preso questi tre stampini e adesso andrò a realizzare ovviamente due tutorial. Con il primo tutorial andrò a realizzare gli spilloni e con il secondo tutorial andrò a realizzare appunto il pendente. Quindi due video di resina, come vi avevo già anticipato nell'unboxing. Se vi siete persi l'unboxing ve lo lascio anche qui nella i di informazione, così potete andare a spulciare anche le altre cosine di perline. Ho preso degli Swarovski, ho preso anche delle Rocaille, delle Delica, quindi potete andare a visualizzare quel video se ovviamente il video della resina non è di vostro interesse. Niente, oggi vado a sperimentare prima con gli spilloni e poi seguirà il prossimo tutorial con questo qui del pendente. Quindi attivate la campanella per non perdervi tutti i tutorial. Dicevo, sperimentiamo con questi qui, con questo della farfalla che è davvero molto molto bello, ed eccolo qua. Come resina io utilizzo sempre questa qui della Resin Pro, con il componente A e con il componente B. Il rapporto è di 10 di A e 6 di B, e vado appunto a miscelare le due resine e poi torno da voi per andare a colare questi due stampini. Allora, rieccomi, vado a versare un po' di resina in questa piccola ampollina e vado a colorarla con i pigmenti. Con un cotton fioc e il pigmento vado a passare un pochettino il pigmento qui sul bordo. Solo di un lato. E adesso verso la resina. Verso un altro po' di resina. Invece la parte sotto vado a colorarla con questo bellissimo viola. Quindi sempre un po' di pigmento. Ok, in questo modo, e adesso vado a versarlo qui. Con un dotter mi infilo proprio all'interno dello stampo e ripercorro appunto, vedete, i bordi, in modo che se c'è qualche bollicina viene a galla, e poi semplicemente con un accendino faccio appunto scoppiettare tutte le bollicine. Poi pulisco ovviamente il dotter e ripasso nella parte questa qui dove c'è il fucsia. E adesso con un accendino lo passo velocemente per far scoppiare le bollicine. E adesso attendo appunto la catalisi. Rieccomi, sono trascorse 12 ore e si sono appunto catalizzate le creazioni. Sono ancora un pochettino morbide,
ovviamente il tempo di attesa dalle 12 alle 24 ore. Ed eccolo qua, qui c'è appunto il pigmento sfumato bianco con il viola, no, questo qui era il rosa e poi sotto viola. Ovviamente adesso devo attendere un pochino perché è ancora un po' morbido e poi procedo con il foro e le decorazioni. Ed ecco qui la creazione terminata. Ho aggiunto questa frangetta con perle d'acqua dolce e cipollottini e poi mezze perle, queste qui bianche, e anche questi strassini color lilla. Questo è il risultato, mi piace davvero tantissimo, non vedo l'ora di indossarlo. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!